Quando la Mayflower avvistò la terra al largo delle coste del Massachusetts, per la prima volta il primo gruppo di pellegrini non si sarebbe mai immaginato cosa sarebbe diventata. Cercavano solo un posto in cui poter sperimentare la libertà di culto, ma come succede spesso con le cose della vita, la realtà divenne molto più grande dell'idea originale. I pellegrini arrivarono a Plymouth Rock e si insediarono lì vicino. Lottarono nel loro primo inverno, perdendo oltre 40 dei loro amici. Ma grazie alla generosità di alcuni nativi americani locali, il resto del gruppo ce la fece. Col passare degli anni, sempre più persone fecero quel viaggio. Furono fondati nuovi insediamenti e la costa orientale divenne sempre più popolosa, fino a raggiungere 13 colonie. Durante l'ascesa di quelli che sarebbero stati gli Stati Uniti d'America, quelle 13 colonie erano sotto il governo della corona inglese, ma le tensioni crebbero negli anni, fino a che alla fine scoppiò una guerra tra le colonie e la corona. Gli inglesi furono sconfitti e le colonie firmarono la dichiarazione di indipendenza qui, nella Independence Hall a Philadelphia, il 4 luglio 1776. Quattro giorni dopo, l'8 luglio, risuonarono le campane a Philadelphia mentre veniva declamata la dichiarazione. Una delle campane che suonava pare fosse la Liberty Bell, che successivamente sarebbe diventata un simbolo della libertà. Negli anni, l'America sarebbe diventata un porto sicuro per coloro che cercavano rifugio dalle persecuzioni religiose. Anche se nell'Europa occidentale era avvenuta la riforma, in molti casi il movimento di riforma era in stallo. E anche se la nuova religione aveva credenze leggermente diverse, spesso era amministrata con controllo e disciplina, come nella Madre Chiesa, e non trattava con clemenza chi dissentiva o non si conformava. Alcuni dei nuovi arrivati cercavano nuove opportunità, e questa nuova terra, con un interno ancora inesplorato, era un terreno fertile. I nuovi pellegrini riconoscevano la tirannia che era stata imposta in Europa con le chiese governate dallo Stato ed erano abituati alla corruzione. Spesso i funzionari ecclesiastici e i preti erano poco più che servi civili. Perciò, quando i padri fondatori crearono la Costituzione e la Carta dei diritti, che avrebbero costituito la base degli Stati Uniti d'America, furono molto attenti a fare in modo che le due istituzioni, Stato e Chiesa, rimanessero separate. Si dice: il Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o che proibisca il libero esercizio di essa. La Chiesa non poteva essere indebitata con lo Stato e lo Stato non poteva agire nell'interesse speciale di una Chiesa in particolare, ma invece trattare tutte le persone in modo equo davanti alla legge. Fu Benjamin Franklin che disse: «Quando una religione è buona, credo che si sostenga da sola». E quindi in America cercarono di avere una religione che non si appoggiasse allo Stato. E questo incoraggiò la formazione di più di una chiesa. Non ci fu e non c'è una chiesa nazionale in America, una denominazione o una religione ufficiale, ma piuttosto l'America fu fondata sul principio della separazione di chiesa e Stato. Questo, più di ogni altra cosa, ha aiutato l'America a diventare grande ed è stato la causa del suo prosperoso passato e presente. La libertà di religione sta alla base di tutte le libertà e una volta che manca questa, le altre si sgretolano rapidamente. L'America fu un terreno fertile per la fioritura di molte chiese e nelle prossime settimane e mesi vedremo alcuni dei movimenti che affondano qui le radici e sono cresciute in questa terra di libertà. State con noi nei prossimi episodi mentre proseguiremo il viaggio di esplorazione delle nostre origini.